Siamo con Piero Cesanelli, direttore artistico di Musicultura. E allora, anche quest'anno il livello della musica dei selezionati sembra abbastanza elevato? Sì, direi proprio di sì. E lo si vede anche dal tipo di partecipazione emotiva e competente del pubblico, che è la cosa che più mi ha meravigliato. Quindi c'è una soddisfazione sia da un punto di vista artistico che popolare, vogliamo dire? Sì, perché finalmente la canzone di qualità già si era visto nei precedenti anni, c'erano stati, diciamo, i primi sintomi, e quest'anno è stata proprio la conferma che la canzone di qualità intelligente riesce anche ad essere popolare, a piacere a una platea che non necessariamente deve essere istruita sulla canzone. Quindi Musicultura non può fare che bene allora? Ma questo detto da me suona un po' male, però penso proprio di sì, perché quando Musicultura riesce a conquistare anche traguardi, come dico sempre, molto più popolari come il Festival di Sanremo, quindi evidentemente significa che qualcosa dentro che arriva direttamente ai sentimenti della gente c'è.